Pino, come si fa a parlare di mafia dove la mafia c'è? Sensibilizzarli al problema, ma anche perché, guarda, noi parliamo di mafia giù in Sicilia perché voi siete convinti che qui siete immuni? Io continuo a ripetere che le mafie oggi sono più al nord che al sud, visto che hanno trovato dei terreni fertili, delle persone che ovviamente noi definiamo, non conoscono il problema, il fenomeno, per cui oggi mentre noi abbiamo solo Cosa Nostra, voi qui avete i cavoli vostri, nel senso che le mafie le avete tutte, dalla 'Ndrangheta alla Sacra Corona Unita, alla Camorra, ma anche le mafie dell'Est, e le mafie cinesi e tanto altro ancora. Quindi cercare di andare in giro e spiegare che ovviamente il malaffare, il cancro mafioso è soprattutto oggi al nord e non da noi, credo che debba essere il dovere di ogni cittadino onesto. E poi per parlare di mafia davvero, per parlare di mafie, come dici tu, bisogna saper fare nomi e cognomi, perché altrimenti facciamo troppa fuffa. Noi addirittura siamo l'ufficio anagrafe del nostro territorio per quanto riguarda i mafiosi, non solo facciamo il nome e cognome, ma anche il soprannome, Anciuria si dice dalle nostre parti, e li additiamo a quella che è la pubblica gogna. E se mi consente, noi tra le altre cose li chiamiamo PDM, che non è un partito, sono pezzi di merda, e quindi cercare di denigrarli e cercare di poi togliergli i beni, è la famosa legge Rognoni la Torre, e di un'inchiesta in particolare di cui ci stiamo proprio occupando ed è notizia di questi giorni. Credo che il tutto fa sì che ovviamente le mafie vanno devastate, inseguite, e i mafiosi accompagnati all'interno delle patrie galere. Ti senti qualche volta un po' solo, perché anche qualcosa nella magistratura non va, anche qualcosa negli inquirenti, ti senti a volte solo? Noi abbiamo scoperchiato a Palermo, all'interno del Tribunale di Palermo, nelle misure di prevenzione, un verminaio l'abbiamo definito, che è quello che si tolgono i beni ai presunti mafiosi, parliamo di misure di prevenzione, quindi dei beni sequestrati, e poi scopriamo che giudici, amministratori giudiziari, famiglie, amici e apparenti succhiano tutte le risorse di quei beni e li consegnano falliti a noi. Attenzione, i beni sequestrati dalle mafie sono Cosa Nostra, quindi devono ritornare in possesso della collettività, non certo falliti, ma in buona salute. Da collega, che cosa vuoi dirci? Qualcosa ci puoi insegnare? Dicevi le mafie al nord sono molte, cosa ci vuole? Cosa bisogna avere? Più coraggio? Bisogna avere più attenzione? Bisogna scavare di più? Tenere i riflettori accesi, perché vedi, proprio oggi c'è l'allarme di dipendenti, giornalisti RAI che dicono la RAI deve parlare di mafia. Le televisioni nazionali, forse la locale un po' di più, nel senso che ne parlano, ma le televisioni nazionali e i giornali non ne parlano, non hanno aggredito il problema, preferiscono fare gossip, preferiscono fare i processi in piazza, preferiscono la politica dei salotti, del parlarsi l'un non contro l'altro. Invece il problema della mafia è un problema serio. Ricordo che l'1,5 del PIL nazionale è nelle mani delle mafie, un immenso capitale, delle enormi finanziarie, e ovviamente il fatto che non se ne parli, venga oscurato il problema, continuano a lavorare con molta più facilità. Di Peppino Impastato ci rimane il ricordo, ma a voi rimane anche quella che è l'eredità vera di portare avanti quella che era la sua missione, possiamo dire, si può fare, si può ancora fare. Certamente Peppino era un grande comunicatore, soprattutto partito dal principio che se ho un progetto per cambiare questa società e me lo tengo dentro non serve a niente, per cui era importante tirarlo fuori. La radio forse è stato lo strumento finale di tutta una serie di altri tentativi che andavano, che ne so, dal comizio al manifesto murale, al giornalino. E la radio come strumento di controinformazione,
e fare controinformazione è rimasta da allora, si può dire sino ad adesso, che collabora anche con Pino quasi giornalmente, è rimasto un po' l'obiettivo, cioè fare informazione in maniera un po' diversa da come l'informazione omogeneizzata dei giornali o dei telegiornali di regime, che oggi in linea di massima sono tutte, come si dice, pappa fritta, stessa notizia e stesse parole in qualsiasi rete. Noi la notizia ce la andiamo a cercare tra i problemi della gente, li andiamo a sentire dettagliatamente, la comunichiamo, non esitiamo a fare nomi, a parlare imbrogli, anche se queste sono cose che si pagano, cioè nel senso che una delle caratteristiche delle società mafiose è di ritagliare attorno alle voci scomode una sorta, come si dice, di cordone sanitario e di non renderle credibili. Fortunatamente è un lavoro con cui ci siamo conquistati sul campo la credibilità.